27 settembre 1871. Nasce a Nuoro Grazia Deledda. Frequenta solo le scuole elementari, ma l'ambiente familiare nel quale cresce le consente di studiare l'italiano, il francese e di coltivare i suoi interessi per la cultura. Appassionata lettrice, da giovane inizia a scrivere racconti. Nel 1900 si trasferisce a Roma, dove risiederà sino alla morte. A 21 anni pubblica il suo primo romanzo, Fior di Sardegna. Nel 1913 esce il suo capolavoro, Canne al vento, in cui pone al centro la fragilità dell'individuo travolto da un destino cieco e crudele. Nel 1926, seconda donna nella cronologia del premio, vince il Nobel per la letteratura. Il suo romanzo autobiografico, Cosima, esce nel 1937, un anno dopo la sua morte.